Ragazzi, oggi assistiamo ad un grande ritorno. Quante volte vi ho parlato di Hype, che è lo sponsor del video di oggi? Comodissimo per me che viaggio e per i viaggi che faccio con gli amici, come quello che state per vedere, è la salvezza quando si tratta di dividere le spese. Ma in generale è di una comodità unica, specialmente se scegliete il piano Next, che vi permette di accedere a diverse funzioni. Con la sezione Radar potrete collegare i vostri altri conti correnti per sincronizzare il tutto all'interno dell'app e tenere ogni movimento sotto controllo. La sezione Risparmi è la cassaforte che vi aiuterà a mettere da parte i soldi nel salvadanaio, anche arrotondando i pagamenti con carta, quella è una grande comodità, e a raggiungere gli obiettivi che vi siete preimpostati, ad esempio mettere da parte per un bel viaggio. La sezione investimenti, che è riservata ai clienti maggiorenni, vi permette di iniziare ad investire a partire da solo 1 euro. Comunque, senza dilungarmi troppo, vi lascio tutte le info qua sotto nella descrizione, oltre ovviamente alle info delle promo e del bonus di benvenuto, 20 euro per il piano Next e 25 mi pare per il piano Premium, così i primi mesi di abbonamento intanto ce li avete già pagati. Detto questo, grazie Hype e buona visione. Abbiamo lasciato il porto senza nemmeno accorgercene e siamo partiti. Stiamo lasciando l'Islanda. Tra poco saremo in mare aperto e senza internet. Questa qui è la situazione cabina per i prossimi 2 giorni. Ci sono due tipologie di cabine, questa e una leggermente più grande. A noi ovviamente è capitata quella più piccola, ma fa niente, tanto riesco a farci stare comunque tutta la mia roba, tra cui la busta che contiene tutto il cibo per i prossimi 2 giorni. Questo qua è il mio zaino con l'attrezzatura, il computer e tutte le cose che mi servono. Sotto c'è il borsone con altra roba e i vestiti di ricambio per la prossima doccia, e questa è tutta l'acqua che mi sono portato. Useremo il bollitore, faremo scaldare l'acqua e cucineremo con quello. In teoria abbiamo anche i fornelli, però, cioè, a logica non te li fanno usare sul traghetto, ma abbiamo visto che nessuno si fa problemi, non è scritto da nessuna parte che non si può, quindi magari dopo chiediamo. Sarà un lungo viaggio che faremo tutto senza internet. A me serve fino a un certo punto per lavorare, sono abbastanza tranquillo, anche perché mi sono scaricato tutta la seconda stagione di Umbrella Academy su Netflix, sul telefono, e non so quando usciranno questi video, comunque la sera è appena uscita, non vedo l'ora. Adesso magari andiamo a mangiare. Quanto è bella la mia maglietta dei Monti Sibillini? I ciapaghetti con olio d'oliva original. Io ho paura che queste bagole marroni siano tipo carne. Secondo me è carne. Sto per mangiare degli spaghetti conditi col catrame. No, non è mai successo. Vedi l'altro braccio. Questo dopo solo una notte. In pratica, giù stamattina si è svegliato pieno di punture e quindi è andato a chiedere in reception se era possibile cambiare cabina. Ci hanno dato una cabina molto più grande e con l'oblò. Possiamo vedere la luce del sole. C'è il bingo? Sì, il bingo si dice. 15 corone. Basta. Da quell'uomo spetto, sono la spita per casa degli atlet, da fila un che gasta, da bei fera fatico manning e ci vera smetta. Pure di patate. Come ci siamo ridotti. Parte 2. Adesso è obbligatorio indossare maschera e guanti all'interno del duty free della nave. All'andata non era così, ma anche ieri non era così. Gli adesivi per mantenere le distanze mi sa che sono nuovi pure quelli. Proviamo questa Krabben Suppe, sperando che non ci vietino di usare il fornelletto. Sembra una vellutata di zucca. Oddio. Scusa, quando mai in Germania hai comprato del cibo in lattina che non fosse buonissimo? Tipo sempre. Quanto siamo? A 35 ore 47 minuti 54 secondi 55. Facci sentire il suono con cui ci hai praticamente svegliato stamattina. Benvenuti nel Signore degli Anelli. Sei svegliato tutti, scrollo! Ancora slot, raga. La TV danese è tutta pubblicità di slot. Comunque, stiamo per attraccare al porto di Hirtshals. Infatti è il momento in cui bisogna sistemare tutto il casino. Io stavo montando video. Siamo in ritardo di 15 minuti. Con più di mezz'ora di ritardo. È pieno di Defender camperizzati con sopra il mondo. Quello sembra un camion dei pompieri. Quindi, facendo il calcolo con i chilometri che avevo segnato alla partenza, sono, cos'era? 3850 chilometri. 3856. Stiamo per scendere. Scrolla, cronometro. Ce l'ho, ce l'ho. Quando tocchi il terreno? Io lo stiamo per ora toccare.
48 ore, 44 minuti, 58 secondi. La giornata di oggi la occuperemo girando un po' in Danimarca, poi andremo verso Amburgo e poi da lì faremo tutta una tirata per arrivare fino a Fara. Scrolli, ti fermi a dormire da me alla sì. fine? Non so se ci faranno controlli, spero di no. Vediamo se ci fermano anche qua. Ci fermano anche qua. Bene, perché ci devono fermare sempre? Oddio, no. Ci ha fermato la polizia portuale. Comunque adesso andiamo, ci hanno già fatto passare, in realtà era solo un controllo passaporti. Andiamo a vedere un posto che mi avete consigliato voi. Non so se ci sono traghetti più lunghi di quello che abbiamo preso Speriamo noi. Speriamo di sì, ditecelo nei sì. commenti perché voglio prendere. Se avete preso un traghetto più lungo del nostro, fatecelo sapere perché vogliamo andare a prendere. Perché è troppo bello viaggiare con i traghetti. Beh, sembra molto carino. Non siete d'accordo, raga? A me ispira. Skagen Grey Lighthouse. Siamo a stomaco vuoto e c'è un gradevole profumo di pesce fritto. Comunque fa veramente caldo qua. Non siamo più abituati. Che cioè, carino. Quindi questa è una specie di piccola località di villeggiatura per i danesi. Nella punta più settentrionale del paese. Beh, ci stava a venire perché non sono mai stato da queste parti. Però siamo passati principalmente perché si trova molto vicino al porto di Hirtshals. In realtà abbiamo pochissimo tempo a disposizione qui in Danimarca. Cioè, in teoria siamo solo di transito in Danimarca. Siamo alla ricerca di qualcosa da mangiare. Magari un hot dog o un'altra cosa tipica. C'è poca scelta. È uno smørrebrød. Ma qua passa il treno. Fantastico. Comunque non so voi, raga, ma a me sembra di essere in un outlet. Non sembra un outlet? È vero. Ecco cosa che mi ricordavo, un outlet. Sembra, da un lato sembra la riviera romagnola che ha fatto un figlio con Disneyland. Adesso sembra proprio di essere in un outlet. Guarda là cosa c'è, un bel baracchino di hot dog. Madonna, mi è arrivata una zaffata di sudore fortissima. No, è l'hot dog. Allora, vediamo un po' il menù. Questo qua carbonizzato non mi ispira per niente. No, io questo, perché questa è la griglia, questo bollito forse. No, è il visto ravvolto nel bacon. Mazzo, ci tengo le mie arterie. Questo qua è lo Skagen hot dog, doppio Wooster, se no c'è il Mexican long beef. Mexican long beef non era il tuo soprannome alle superiori? Poi ci sono questi tipo verme solitario. Perché? Che piccolo perro danese, ho preso un long beef, costa 40 corone danesi, ovvero 5,36 euro. Sarà come nella foto? Beh, insomma, più o meno. Io non sono un fan dei Wooster, però quando sono tipo in Danimarca e Islanda così li prendo sempre perché alla fine quelli mi piacciono. Questo di manzo. Picca? No, è tipo denso. Perché di manzo? Poi c'è sopra questa cosa fluorescente. Cinci, raga. Dai, è già finito, zio. Guarda. Un po' di street food, ci facciamo una passeggiatina per Skagen. Comunque decisamente più buono e più economico quello che abbiamo mangiato in Islanda. Però avevo famissima, quindi mi accontento. C'è Tiger e c'è Skagen Toys che vende Lego, ci sarebbe fare un acquistino. Noi in realtà oggi dovevamo andare a Legoland, avevo sentito Lego, però le attrazioni chiudono alle 18 e il parco chiude alle 19, quindi non facevamo in tempo a godercelo. Poi avevo ipotizzato di andare alla Lego House, però non è proprio di strada. Mamma, Spizza Restaurant, la famiglia restaurante pizza. Pizzeria. Firenze, pizzeria. Ci stava a prendere uno smørrebrød qua. Però facciamo prima fermarci in questo chioschetto. Facciamo il bis di hot dog perché qua costano molto di meno e l'altro ci ha soltanto aperto lo stomaco. E butto giù tutto con un fantastico cocio. Vedo che è più buono del cocomiolk. Sì, è più buono del cocomiolk. Erano 2 anni che non lo bevevo. In Norvegia lo bevevo tutti i giorni. Molto più buono. Ma perché lo fanno uscire così dal... Quella cremina bianca. Com'è? Non è questo, quello è troppo appuntito. Non capirò mai perché li fanno uscire, cioè perché fanno uscire il pirulo così tanto dal pane. Abbastanza terribile. Era tranquillamente evitabile questo secondo hot dog. Comunque divertentissimo, siamo passati davanti al ristorante italiano Firenze Pizzeria e Giange mi fa: guarda la pizza. Io mi sono avvicinato al tavolo dove due signori stavano non so parlare. Stavano mangiando una pizza che veramente aveva un bruttissimo aspetto. Il cameriere è uscito, mi ha guardato e mi fa: guardi sfigato. Io l'ho alzato lo sguardo e probabilmente pensavo fossi, da come sono vestito magari pensavo fossi uno straniero. Io ho detto: guarda la pizza che è orribile, problemi? Mi fa: no no, vai via da Skagen se non ti va bene. È quello che stiamo facendo. È quello che stiamo facendo. Ecco, mi ha detto: è maleducazione guardare la gente quando mangi. Ma è una cosa strana. Ti avvicini al ristorante e guardi cosa c'è sul tavolo. Magari volevo mangiarmi una pizza. Poi non stavo neanche filmando. Vabbè, boh, torniamo. Ci aspettano almeno 6 ore di macchina, che escluse bello. Le pause. Comunque, quel ristorante c'ha un sacco di recensioni. Una stella con scritto: pessimo servizio, camerieri intrattabili. Scrolla, come mai sei nudo? Fa molto caldo e ad Amburgo ci sono 35 gradi. Siamo appena arrivati in Germania e non c'è stato nessun tipo di controllo. Invece la frontiera danese, guardate che coda che si è formata perché stanno controllando tutti. Siamo appena arrivati. Giangi mi fa mangiare il kebab più grande di Amburgo.
sono abbastanza intimorito da questo kebab. Cioè, veramente grande così non l'avevo mai visto. Beh, riempire riempie. Vediamo se è buono. Madò, esce tutto, zio. È diverso dai kebab che siamo abituati in Italia. È molto diverso dal mio solito kebabaro. Si sente tantissimo la menta. Se devo essere sincero, non mi fa impazzire la menta nelle cose che mangio. Questa è la salsa. Può essere che sia una salsa. Però il pane, che inizialmente non mi ispirava, ha un buon sapore. Sta colpendo un po' di piccante. Esagerato, non so se riesco a finirlo. Penso che non si possa proprio fare fisicamente un kebab più grande di questo. Guarda quanta roba che esce. Ci credo che ti danno la forchetta per tirarla su, altrimenti come fai a mangiarlo? Quando ti abitui al fatto che ha un sapore un po' particolare, te lo godi proprio. Questa inquadratura sembra un luogo del delitto. Comunque, volevo dirvi che questo è il primo vero e proprio pane buono che mangiamo in 3 settimane. Pensavo più pesante, ci vorrebbe un bel succhino per buttarlo giù. In realtà non è un succo, è un tè alla pesca. Ragazzi, cioè sono 500 ml, mezzo litro di brick. Cioè, avete mai visto una roba del genere? Secondo me in Italia non le vendono. Io in 28 anni di vita non ho mai visto sta cosa. Ragazzi, questa è la prima volta che vediamo la notte. La notte? La notte in 3 settimane. Cioè, guardi il cielo ed è buio. Guardi il cielo ed è buio. In realtà mi sono abituato subito all'assenza di buio. Ma quanto abbiamo dormito bene in queste 3 settimane? Cioè, io non ricordo viaggio in cui ho dormito meglio. C'è appena stato un piccolo cambio di programma. Quindi, zio, cosa facciamo? Ho una casa ad Amburgo, ma non la sfruttiamo perché torniamo in Italia adesso. Abbiamo detto, ma perché dobbiamo fermarci qua a dormire? Ma 3 ore. Tre ore, cioè, andiamo a casa direttamente, spariamoci ste 16 ore di macchina. Ma sì, ma chi ci frega a noi? Oh, se ci viene sonno ci fermiamo a dormire al lato della strada. La campeggio ce l'abbiamo. Controlliamo giusto, cioè, magari c'è da dare una sistemata di sopra. Si parte. Passate sotto il fiume. Ah, che bella, l'alba nelle aree di sosta tedesche. Raga, siamo arrivati, abbiamo passato la frontiera. Siamo in Italia, siamo a Milano. Tra poco lasciamo giù Gio e poi il nostro piccolo Giacomo ci lascia. La busta del bonus. Fa veramente stra caldo. Cioè, se ci pensi è assurdo. Noi siamo partiti da qua e siamo arrivati fino a qua con lo scudo, zio. Assurdo. Comunque siamo a casa.